È un mix festival importantissimo quello di quest'anno, perché andiamo dalle campane tibetane a Piero Grasso, potremo assistere a spettacoli importantissimi, quello come con Nicola Piovani, oppure un'unica data in Italia di Bob Geldof. Come sempre, letteratura, musica, cultura, incontri importanti, idee. Vogliamo far girare il pensiero e le idee, perché siamo convinti che siano l'unico modo per immaginare un futuro migliore. Ha preso ufficialmente il via la sesta edizione del Cortona Mix Festival. Fino al 23 luglio, oltre 40 appuntamenti che si sviluppano con una sequenza di appunti di viaggio attraverso gli universi della letteratura e della musica, del cinema, del teatro, della fotografia e della danza. Una kermesse che si apre con la consegna delle chiavi d'oro a Bob Geldof come riconoscimento per il suo impegno in Africa. Quest'anno abbiamo deciso di dargli anche un tema. Un tema che è quello del viaggio, cioè un viaggio ideale attraverso le varie arti, le varie culture, anche diciamo i vari format degli eventi che vengono presentati, cioè quindi dal teatro al cinema, ovviamente alla musica, alla danza nelle strade di Cortona, quindi una cosa a mio avviso particolarmente bella, perché porta ad un coinvolgimento della cittadinanza e dei turisti che girano numerosi in questo momento per le strade di Cortona. La sesta edizione del Mix Festival, che ci trova sempre di più orgogliosi, perché mette insieme in pochi giorni 50 eventi, tanti appuntamenti culturali e chiaramente anche di divertimento, ed è questo il nostro obiettivo, cercare di portare eventi di qualità alta e anche altissima alla portata di tutti, quindi un momento di divertimento, il Mix Festival, ma anche un momento di approfondimento per comprendere insieme ai libri, alla cultura, insieme agli autori, che cosa sta succedendo intorno a noi.